Ho letto, e credo che sia vero, che se dovessimo smettere di comprare armi per 26 ore, riusciremmo a mettere da parte nel mondo 5,5 miliardi di euro che servirebbero ad aiutare circa 34 milioni di persone che vivono la guerra oggi. E forse per questo che sulla proposta che aleggia di stanziare ulteriori fondi per gli armamenti, Papa Francesco ha detto che questa proposta è scandalosa. Il pontefice è venuto in quest'aula, i sindaci sono andati tutti a parlare in audizione con lui e sempre abbiamo tutti ribadito quanto l'amministrazione debba e sia in qualche modo impegnata a favore degli ultimi, delle persone che hanno bisogno, delle persone con fragilità. Ecco, e io credo che pensare di inserire all'interno del decreto Ucraina, guardate che non è così, perché questa proposta di aumentare le spese militari è una proposta che viene da 4 anni fa e probabilmente oggi sull'onda di quella che è la situazione legata alla guerra si sta cavalcando per cercare di infilarla dentro e spendere questi ulteriori fondi che non sono pochi. Stiamo parlando di un aumento delle spese militari fino al 2% del PIL, oggi abbiamo l'1,4, stiamo parlando di circa 10-13 miliardi di euro all'anno, ovvero 50 miliardi e forse di più nei prossimi 5 anni, ricordando che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dà al Paese 24 miliardi di euro, che abbiamo considerato importantissimi per far ripartire il Paese, ma qui ne abbiamo sicuramente molti di più. Ecco, stiamo parlando di aumentare la spesa per gli armamenti da 26 miliardi all'anno a 38. Oggi ne spendiamo circa 68 milioni al giorno e si vuole arrivare a 108 milioni. Ecco, io credo che dovremmo essere tutti d'accordo sul fatto che aiutare la pace non significa comprare nuove armi, non significa armare le persone. Ma credo che si possa fare molto di più spendendo questi soldi per chi ne ha bisogno e per le persone che comunque sono in fragilità, comprese le persone che in questo momento hanno bisogno all'interno di quelli che sono i paesi che sono in guerra. Io credo che oggi l'Assemblea Capitolina, che rappresenta il popolo di Roma, la capitale d'Italia, possa essere impegnata nell'atto più alto. L'atto più alto, quello di dire no a stanziare, allo stanziamento di fondi per comprare nuove armi. Siamo stati tutti pronti a sventolare la bandiera della pace per le strade di Roma, nelle situazioni in cui era doveroso farlo. Io credo che oggi l'Assemblea Capitolina e l'Aula può votare un atto concreto contro la guerra, a favore della pace, ma soprattutto dei più deboli, dei più fragili e delle persone che oggi hanno veramente necessità. Grazie.